Grazie Presidente. Beh, io voglio parlare della relazione che c'è tra l'Unione Europea o i fondi europei, l'agricoltura e la mafia, che sembrano tre parole messe a caso insieme, invece c'è una grossa relazione tra le tre cose. Perché la Commissione Europea, attraverso la PAC, la politica agricola comune, in realtà ha finanziato nel corso degli anni con tantissimi soldi, con una barca di soldi, le criminalità organizzate. Pensate che soltanto la mafia in Sicilia ha fatto scomparire qualcosa come 400 milioni di euro, che non sono bruscolette per una regione che è al collasso, in cui il settore agricolo, che era appunto l'attività produttiva principale, è completamente al collasso. Pensate che tutti i terreni che sono stati sequestrati alla mafia sono terreni che avevano usufruito di fondi UE. Quindi sostanzialmente vorremmo cercare di fare in modo che ci sia appunto delle procedure di controllo migliori e che ci sia appunto delle soglie più basse per questi fondi.